Allora, ciao ragazzi, sono qua, eccoci qua finalmente, sono tornato dopo questa vacanza nel Mauritius e posso dire che è stata veramente una vacanza del cacchio. Non perché posto non fosse, bello, anzi, è stato bellissimo per l'amor di Dio. Parlo un po' di roba. Diciamo che sono state 2 settimane veramente pietose, sia per me sia per i parenti. Allora, che è successo? Intanto, vabbè, che io per una crisi se Nella crisi sono andato pure in coma. E non sto scherzando, c'ho il video e ve lo posso anche assicurare. E mia zia ha avuto problemi di salute, niente di che. Crisi a nastro è questa che vi sto raccontando e sono felice di poterla raccontare. Comunque, qualcosa bello da vedere di Mauritius, naturalmente io vi consiglio se siete appassionati di escursioni. L'isola di Selvia è veramente bella da vedere. E soprattutto, soprattutto Port Louis, io vabbè, ho visto la parte del porto, diciamo, non ho visto tutta la città compresa. La parte del porto perché ero dentro la clinica quando mi hanno messo dentro e qui ci sono i segni. Adesso se non connetto, scusate, è ancora il fuso. Ma sono 3 ore in più e qui 3 ore in meno, quindi fate i conti voi. Quindi non riesco a connettere bene. Comunque sono felice di essere di nuovo qua con voi e di poter. E per il problema, questo problema del coronavirus, io sono a posto, non ho niente. Ci hanno misurato la temperatura, siamo tutti quanti a posto. Adesso ricominceremo di nuovo con i video, sempre con la solita passione che ne ho sempre. E niente, si torna ai ritmi normali pian pianino, con le recensioni, con tutto il resto. Scusate se sbadiglio. Scusate ancora se sbaglio, ma è sempre la questione del jet lag. E comunque sono felice di potervi dire, vabbè, di questo piccolo riassunto delle Mauritius, come sono andate a finire le cose. Niente, personale dell'hotel squisito. Avevamo praticamente le camere che erano sul mare. Mi pare mezzogiorno in punto per andare a mangiare e ti venivano a fare le camere proprio così. E roba da mangiare se n'era chiuso perché andavano a tema, no? Allora, una tema c'era indiano, tipo una tema era l'India, trovai mangiare indiano. Un tema era l'Italia,
Manzare italiano, un tema misto, non so, prova dal cinese, dal fritto italiano, la pizza, insomma, trova un po' di tutto. Poi tutto il personale è naturalmente fantastico, la simpatia veramente squisiti. Veramente, il popolo nordestano è uno dei migliori che c'è. A parte i messicani, ripeto, Messico nel mio cuore, sempre. La vita, vi posso dire, lì costa abbastanza. A parte, vabbè, l'hotel, cose. Si paga o in euro o in rupie, che adesso se posso far vedere, dovrei sospendere il video. Vabbè, ci metto poco. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, mannaggia Cristo. Non so se si veda. Allora, non so se si vede bene. Queste qui sono. Non posso perdere. Eccole qua. Allora, e qui se vanno qua intanto. E per ora non ho altro da aggiungere. Magari se riesco a caricare qualche foto ci farò una reaction sopra. Vi racconterò un po' di cose di lì. E tutto qua. Il vostro Splinter è tornato come sempre. Rock and roll, baby.